faccia di tutto lavoro. Ma adesso, finalmente, una pausa. E tra un po' è anche ora di chiudere. Vediamo. Facciamo un po' di parole crociate. Quattro verticale. È famoso quello di Troia. Sei caselle. Figlio. Otto orizzontale. Fa coppia con Romeo. Quattro caselle. Alfa. 16 verticale. Il nome della figlia di Bush. Otto caselle. Buscetta. 10 orizzontale. Si chiede entrando. Buongiorno, ci volevo da chiedere. Faccia la fila. Mi scusa tanto che... Ho detto faccia la fila! Faccia la fila! Allora, ma chi è che sta chiamando fila che me la devo fare? Non so! Ma allora non ci sta nessuno! Ma non ha capito? Si mette in fila, io ho detto. Non vede che ho da fare? Come si permette? Io la denuncio, sa? Ecco, ti devi essere che ci stanno dentro l'ufficio, appena con me te la devono prendere. Va bene, ho capito. Mi dica cosa vuole e faccia in fretta. Ma lei, chi è? L'ha detto. E chi l'ha detto? Nessuno l'ha detto. L'ha detto sono io. Sì. Ma chi l'ha detto? Senta, io non ho nessuna voglia di scherzare. Quindi andiamo avanti. Ma che ha capito? Andiamo avanti, ma stando fermi. Senta, per favore, cosa cerca? Ma non ci stiamo dentro nell'ufficio dei collegamenti. E che pensa che stai cercando? Una bistecca, una prosciutto. Sto venuto per cercare un lavoro, no? Bene, allora faccia il modello. Cosa? Il modello! Ma è proprio necessario? È importantissimo! Per cercare lavoro, prima bisogna fare il modello! Lei è proprio ricoglionito, sa? Ma che ha capito? Il modello, il modulo, come lo vuole chiamare? Il deve compilare il modulo! Ah, ma devo da scrivere! Senta, venga qui! Il modulo è meglio che glielo compili io! Allora, prima domanda. Un momento! Che c'è? Mi devo da mettere le cuffie, no? Ma quali cuffie? Ma aspetta che mi devo fare la domanda, non stavo dentro un gioco a premi? Non si vengono i premi? Ma le domande del modulo! Allora, cominciamo. Generalità? No! Ma che ha capito? Generalità! Ma scusa tanto, nella famiglia mia ci sta un caporale e un caporale maggiore, ma generali proprio non ci stanno, no? Generalità significa nome e cognome! Ah! Ce lo so! Ce lo so! È certo che lo sa! Ci mancherebbe altro che non lo sapesse! Ma mi dica, per favore! Come si chiama? E poi io devo dirmelo subito, no?
mi chiamo Peppiniello. Allora, Peppiniello di nome e cognome? No! Peppi è staccato Niello. Peppi è un nome e cognome Niello. Per gli amici Pepsi. Seconda domanda. Sesso? Ovviamente M. Oh. Ma che è M? Ci scriva XL. Anzi, ci scriva X. XL. E mo che diamo la M così? A casace. Oh. Ma lei ha qualche problema, sa? M maschio, F finocchio. Lei che cos'è? È maschio, no? Allora scriviamo M. Va bene, va bene. Ci scriva M, ma dopo, che siccome che viene un amico mio, vicino alla M ci scriva XL. Anzi, ci scriva XL. Andiamo avanti, rimanendo qua però. Lei è celibe? Ma sì e no! Come sì e no? Uno o è celibe o non è celibe. Lei cos'è? Dunque, nel mondo no, ma nel paese mio sono molto celibe. Alla bar poi mi conoscono tutti. Come al solito non ha capito niente. Io ho detto celibe, non celebre. Celibe. Lei è sposato, sì o no? Ma certo che sono sposato, no? E che domanda? Sua moglie come faceva da signorina? Ah, non me ne parlo. Da signorina non faceva proprio niente. Tutta da sola mi toccava da fa. Ma no! Come fa sua moglie? Oh, oh! Ma... ma come farà? Come farà la sua moglie? E che domanda? No, come fa sua moglie? E va bene, fa! Fa! E non ti stia a preoccupare, va! Va! Lei è proprio un idiota, sa? Come si chiama sua moglie? Ah! Poteva dirlo subito, si chiama Checca Catone. Checca Catone? Checca di nome, Catone di cognome. No! Tutto attaccato! Si chiama Checca Catone. Ma come? Ci deve pensare? Un attimo, mi ci faccio pensare, no? Parola, dunque... Dunque, devo da sapere che in cantina tengo due caciocavalle e una caciotta, ma provole proprio non ce ne stanno. Ma che provole, provole? Sua moglie quanti feti fece? Dunque, mia moglie fa tre scorreggi al giorno, una la fa la mattina, che è rumorosa, ma non puzza. Un'altra la fa pranzo, che è silenziosa, ma puzza. La terza la fa la sera, che è rumorosa e puzza pure. Ma che me frega delle scurrecce di sua moglie? Ho detto feti, figli, figli. È un feto e una fetecchia. Senta qua, non la finiamo più. Allora, per concludere, qual è stato l'ultimo lavoro che lei ha svolto? Facevo il cacciatore. Ah, il cacciatore? Sì. Interessante. E che cacciava? Le lepri? No. I cinghiali? No. Cacciava gli uccelli? E quelli in caso male caccerà tua sorella. Insomma, che cacciava?
Madonna, che cacciava? Cacciava i leoni. I leoni? Interessante. E dove? Nella savana? No. Nella giungla? No. Nella foresta? Si può sapere dove li cacciava? Ma come dove li cacciava, li leoni? Li cacciava proprio qua sotto, in fondo alla valle, no? Qua! Ma qua sotto alla valle non ci sono i leoni! Eh certo, ma per questo sono due ore, è per questo che sono disoccupato, no! E non capisce niente, no! E non capisce niente! Ah, Dio mio! Bravi,